Allora, rientriamo e iniziamo subito con la prima parte della trasmissione. Abbiamo già in linea con noi l'autrice di questo romanzo che vi vado tra pochissimo a raccontare, perché è un'opera prima. Lei già è stata nostra ospite, quindi già abbiamo imparato a conoscere. Ha fondato, tra le altre cose, un giornale, perché è una testata giornalistica online che si chiama Cronache Letterarie. E insomma, adesso invece la vogliamo ascoltare per parlare del suo primo romanzo, che invece si chiama I Costruttori di Ponti. È un romanzo indipendente. Diamo il buon pomeriggio a Tiziana Zita. Ciao, buon pomeriggio Chiara. Ciao Tiziana, allora, per chi ci stesse ascoltando, insomma, non avesse avuto modo già di sentire Tiziana nell'altra volta in cui è intervenuta nello spazio della mattina dedicato ai libri, e lei è un'autrice, è già stata autrice televisiva e dal 2011 ha fondato Cronache Letterarie, che era un blog, che invece appunto adesso è diventata una testata giornalistica. E insomma, si è sempre interessata di romanzi, di cinema, passando per le serie TV. Adesso esordisce proprio questo romanzo indipendente, Costruttori di Ponti. Quindi la prima domanda è: come mai hai avuto questa fantasia, questa voglia di scrivere una storia? Come nasce questa esigenza? Ma guarda, in realtà comunque, sebbene questo sia appunto il primo romanzo, io ho sempre praticato molto la scrittura e tante forme di scrittura e poi, come spesso accade, ho anche diverse prove nel cassetto che non ho insomma, portato avanti, ma che sono state un po' un allenamento, diciamo. E, no, insomma, scrivere comunque È mi una delle piace, tue quindi passioni. anche sì, è la mia passione, diciamo, quindi anche a livello professionale ho potuto fare un grande allenamento da questo punto di vista, perché sono giornalista da molti anni, sono pubblicista e poi ho lavorato per la maggior parte del tempo, a parte appunto questa esperienza da pubblicista per le agenzie di stampa e per i giornali, ho lavorato molto in Ah, però televisione. ecco, appunto, la scrittura poi si manifesta in tante forme, naturalmente, ma sono tutte anche estremamente diverse tra di loro, no? Quindi la scrittura giornalistica con la narrazione sono due cose diverse. Qual è stata la prima difficoltà, per esempio, che hai incontrato nel cambiare questo Guarda, genere letterario? la cosa divertente, tra virgolette, è proprio averne praticate tante, no? Cioè, quindi quella giornalistica è un po' tipo quasi saggistico, no? Poi, appunto, io ho lavorato per programmi culturali e lì fai un po' l'autore anche di testi televisivi, che è già un'altra cosa. E, ho lavorato come sceneggiatrice ed è un'altra Ecco, cosa un'altra ancora. ancora, sì. E poi ho lavorato nei promo, quindi ho fatto dei promo tipo i trailer dei film, Sì. e lì quindi Anche fai dei testi pure. estremamente concisi, proprio delle bombe di senso, diciamo. E poi magari sono andata a lavorare nelle soap opera, sono stata anche responsabile delle soap opera per Mediaset, quindi Vivere e 100 Vetrine, e lì siamo in una narrazione, lavorando appunto con gli sceneggiatori, un gruppo di scrittura e una squadra di sceneggiatori, e siamo in una narrazione estremamente rallentata, ridondante, insomma, ancora diversa. La Quindi narrativa ti permette di avere più libertà, più i tempi che ti sono congeniali, forse? La narrativa è ancora un'altra storia, perché comunque entra in ballo anche la scrittura, che per esempio, insomma, no, per una storia legata a una serie TV, comunque diciamo è tutta un'altra cosa, mentre qui c'ha un valore anche la scrittura. Sicuramente la puoi deciderne tu i tempi, questo per me è stato utile, perché comunque facendo anche altri lavori contemporaneamente, insomma, ci ho messo parecchio tempo a Quanto scrivere e ci è poi voluto pubblicare più o questo romanzo. meno?
ci sono voluti 7 anni. Tantissimi accidenti. Tantissimi. Sì, ovviamente non è che questi 7 anni io ho scritto per sempre, tutto il certo, tempo, insomma, no, immagino. Tra il concepirlo e insomma il metterlo, esatto, in atto, ci sono voluti 7 anni, che sono molti, sì, sicuramente. Sì. Però la soddisfazione, no, immagino sia stata altrettanto, sì, grande. Come dici, la soddisfazione, però, una volta pubblicato, immagino sia stata altrettanto grande. Sì, veramente non ne potevo più, proprio. No, insomma, diciamo che possiamo dividerla in due fasi: quella della scrittura, con tutto quello che c'è stato anche di editing, insomma, che ovviamente è necessario ogni volta che uno scrive un romanzo, certo, e quindi editing, poi insomma, no, i controlli che vanno fatti, diciamo. E poi c'è stata la parte della pubblicazione, che appunto, essendo un'autrice indipendente, è stata complicatissima, perché anche lì era la mia prima esperienza da self-publisher, quindi diciamo, ho dovuto mettere su una squadra di esperti, anche se non tutti insieme riuniti in una stanza, ma comunque rivolgermi di volta in volta a delle figure professionali che potessero comunque dare il loro aiuto nelle varie fasi, no? Quindi, vabbè, a parte gli editor, poi il correttore di bozze, poi l'illustratrice per la copertina, la graphic designer. Molto carina, tra l'altro, raccontiamola un po' questa copertina, prima di entrare poi nello specifico naturalmente del libro. Il titolo è I costruttori di ponti, e io, sì, purtroppo non ho il cartaceo con me perché l'ho letto nel formato elettronico, però la copertina si può vedere già dalla foto che abbiamo messo anche sulla nostra pagina di Slash Radio Web. È in realtà un palazzo, insomma, con una casa con le finestre, alcune accese, alcune spente, e in una immagine notturna, se vogliamo, no? Una casa stilizzata, sì, dove ci sono questi 4 piani, con l'ultimo piano tutto acceso, il penultimo piano qualcosa acceso, qualcosa no, e il secondo piano solamente una finestra accesa, così come pure sul primo piano, e il costruttore di ponti. Il costruttore di ponti, che poi è un titolo che, se non arrivi fino alla fine, insomma, lì per lì, io c'è stato un attimo in cui ho detto forse mi sono persa e mi sono dimenticata dove ha spiegato il titolo, perché in effetti andavo avanti, faccio, ma perché sto titolo, cioè sto costruttore di... Invece poi c'è un punto preciso, che sarebbe poi a pagina 157, il capitolo che prende proprio il titolo del libro, Il costruttore di ponti, che ti spiega effettivamente cosa si intende. Sì. Infatti la mia prima domanda è proprio questa. Intanto il bello forse del self-publishing è che tu puoi mettere il titolo che scegli, perché sì, naturalmente questo spesso invece l'abbiamo visto anche con altri scrittori, è forse la prima delle cose che ti vengono modificate, no? Il titolo è proprio, sì, una questione di marketing, e spesso e volentieri non corrisponde mai a quello che ha scelto l'autore, quindi questa, sì, è senz'altro qualcosa che va a favore del self-publishing, no? Sì, assolutamente. L'hai sempre, guarda, pensato con questo titolo tu, questo romanzo? L'ho sempre, sì, l'ho pensato fin da, insomma, molto presto con questo titolo. E, insomma, ti devo dire, ho fatto anche un piccolo test tra gli amici in quel periodo, presentando questo titolo e un paio di altri titoli, così, ma io, insomma, già amavo questo e puntavo su questo, però volevo vedere un attimo le reazioni. Certo. E, insomma, devo dire che no, è un titolo, cioè, sono contenta di questo titolo, proprio di che su ogni cosa, ogni titolo è opinabile, ogni, no, c'è sempre un gusto per tutto, però insomma, a parte, non è un trattato sui ponti, è un, no, trattato di architettura. Oddio, con l'architettura ha un po' a che fare, naturalmente, in senso, sì, più così metaforico, naturalmente, sì, perché parla proprio di una prima parte di adolescenza, dall'infanzia all'adolescenza, ai 16 anni più o meno, di un ragazzo che però vive una esistenza piuttosto intensa negli anni 70, tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi tutto quel ventennio,
la fine degli anni 70, e ha una famiglia molto particolare, naturalmente famiglie, e quindi quelle dei rispettivi nonni, numerose, esistenze particolari. La prima parte, per esempio, è molto bella, come ti dico, e ti ringrazio per la prima delle grafiche che si trovano, no? Proprio all'inizio del libro, che è proprio questa casa che è ripresa dalla copertina, però con tutto l'albero genealogico. Esatto, allora questo è, come dicevi Chiara, c'è la copertina che poi è stata realizzata da un'illustratrice spagnola che si chiama Violeta Lopez, che è bravissima, insomma, io appunto avevo visto i suoi lavori e mi sono stati fatti vedere da un'altra persona esperta, eccetera, e quindi poi ho deciso di contattarla. E questo è stato un po' un investimento che ho fatto da autrice indipendente, cioè contattare una professionista, cioè lei stessa, come dire, si è un po' stupita che io fossi self publisher, perché in genere è abituata a lavorare con gli editori, insomma, no? Mi ha detto subito allora il contratto, chi è la graphic designer, insomma, è appunto vola tuo, no? Tieni corsi, eccetera. Quindi, e comunque è stata, cioè, nonostante è stata sofferta, nel senso che poi lei mi ha detto, insomma, ha voluto capire un po' com'era il romanzo, tra l'altro comunque lei non parla italiano, quindi abbiamo comunicato in inglese, è un po', mi ha fatto un sacco di domande e abbiamo un po' stentato a trovare un'idea, cioè ha un po' stentato, diciamo, no? E poi appunto, basandosi proprio sul mio disegnino dell'albero genealogico di questa famiglia, che avevo preparato proprio perché è un romanzo tutto sommato corale, dove si molto, infatti, e quindi immagino abbastanza impegnativo. È una delle domande che sicuramente infatti ti avrei fatto a seguito di questa mia premessa, perché veramente c'è una quantità di personaggi incredibile, per quello che torna anche utile ogni tanto. Io avevo l'iPad dove leggevo il formato in PDF del libro, e poi avevo sul cellulare, che avevo scaricato ugualmente il libro, aperta, fissa l'immagine della casetta con tutti quanti i nomi, perché ogni tanto, brava, soprattutto all'inizio, mi perdevo, sì. Quindi fammi controllare un attimo, allora questo era il nonno, questo era lo zio, perché in effetti la prima parte è molto, insomma, è ricca proprio di tantissimi personaggi, e veramente ti devo dire, dopo mi dici anche come nascono questi personaggi, perché immagino che ci sia un bel fondo di verità in alcuni di questi. Ma guarda, fino a un certo punto. Comunque, aspetta, ti dico solo di dire questa cosa, no? Allora, per quanto riguarda la copertina, siamo partiti da questo albero genealogico che lei ha immaginato come messo in una casetta, quindi sempre costruito secondo un criterio proprio come studiavo in antropologia con i genitori, i figli, i matrimoni, eccetera. E quindi questo ti dà il modo di mettere tutte le varie generazioni in fila, diciamo, e lei le ha pensate come ogni individuo in una finestrella, e quindi ha creato questa casa che poi, se tu vedi, appunto corrisponde poi a quella interna con l'albero genealogico dei personaggi, ed è, insomma, alla fine la copertina è venuta veramente bella, cioè sembra un quadro proprio, molto sembra bella, un po', non so, è una cosa bellissima, e questo è importante perché ovviamente la copertina è la prima cosa, no, che poi ti attrae, insomma, specialmente se tu sei soltanto online, devi avere una cosa che proprio richiami l'attenzione. E i tanti personaggi sono, è un romanzo corale, questo per me è stato anche un problema mentre lo scrivevo, perché diciamo, no, anche nelle serie TV, no, una delle cose importanti è dove ci sono spesso tanti personaggi, tu devi in qualche modo presentarli, però non è che puoi fare una parata di gente che poi ti rimane indistinta e non te ne importa niente, no? Uno si deve affezionare ai personaggi, quindi
vanno caratterizzati, e questo è stato per me una delle cose più difficili da fare, soprattutto per quanto riguarda l'incipit, l'inizio, perché poi da un po' uno magari comincia a seguirli, a conoscerli meglio, si affeziona ad alcuni, ovviamente si focalizza sul protagonista di più che su altri o sulla famiglia vera e propria, però all'inizio appunto ce ne sono molti, perché poi è narrata la storia anche negli anni precedenti. E dunque diciamo che qui io ovviamente ho avuto delle ispirazioni, però tendenzialmente diciamo che ogni narrazione in qualche modo è autobiografica, insomma si nutre un po' della biografia dell'autore, dell'esperienza dell'autore, e questo vale anche per la pura invenzione, diciamo, però ecco, poi c'è una grossa invenzione in tutto questo, cioè io volevo raccontare proprio, la mia sfida era raccontare le cose dal punto di vista di un bambino e di un adolescente di sesso maschile. Quindi infatti questo anche mi ha colpito, perché? Nel senso, è un primo romanzo, quindi già di suo è complicato. Poi tu subito sei partita con un punto di vista maschile. Esatto, sì. Con un protagonista maschile. Questa era la sfida, nel senso che, non lo so, mi è venuto, ti devo dire, in questo proprio mi si è, cioè, ho cominciato a riflettere a questa storia e mi sembrava più interessante il punto di vista di questo ragazzino, poi ragazzo, mi sembrava, mi piaceva proprio poter avere questa idea di capovolgermi e vedere le cose da un punto di vista maschile, cioè, perché stiamo parlando anche di anni di grande rivoluzione, cioè non soltanto lui è in crescita, ma c'è un mutamento sociale dei costumi, dei valori, che in qualche modo moltiplica all'ennesima potenza questo cambiamento, e quindi mi piaceva far vedere come diciamo che non è che mancano ecco appunto i punti di vista femminili, non mancano, perché come dicevamo ci sono tantissimi protagonisti, citarli tutti è anche difficile, ma in primis senz'altro la figura della mamma di questo ragazzo, le ragazze che questo ragazzo incontra e le sorelle che sono i suoi punti di riferimento, sono comunque donne, quindi insomma i punti di vista femminili ce ne sono, non è che non ce ne... È vero. Le nonne, anche la figura della nonna graziosa, per dirne una, nonna Duse, insomma ce ne sono diverse figure femminili. Però senz'altro il fatto che è raccontata proprio da un punto di vista ragazzino, non per tutto il libro, c'è da dire che c'è anche quest'altra... curiosità, nel senso che ci sono due o tre capitoli in cui si racconta invece la storia con un punto di vista di altri bambini, sempre maschi però. Sì, sì, perché lì mi piaceva far vedere le cose per un attimo da un altro punto di vista, come se uno potesse uscire e vederle dal di fuori, perché comunque lui dà uno sguardo particolare dal di dentro di una famiglia. Allora ho voluto prendere uno spettatore esterno e quindi diciamo un suo coetaneo, un suo amico che potesse far vedere le cose da un altro punto di vista. Ecco, questo mi incuriosiva, insomma, dare uno sguardo un po' esterno. E questa infatti è l'altra curiosità, appunto, che chi legge nota, no? Perché poi questo avviene soprattutto all'inizio del libro, poi dopo la voce narrante resta una fino alla fine, un romanzo, come lo vuoi definire, di formazione inevitabilmente, no? Beh, forse sì, forse lo possiamo definire di formazione, però comunque insomma ecco, è un romanzo tout court, diciamo, non ha un genere particolare tutto sommato. No, è un romanzo appunto dove veramente questo ragazzo racconta la sua adolescenza, che somiglia dal punto di vista non tanto dell'adolescenza, l'infanzia somiglia a quella di molte altre infanzie, l'adolescenza forse un po' meno, perché ha un'adolescenza molto,
molto particolare, sempre costellata da tutti questi amici, da questi personaggi, da quelli che erano i fidanzati delle sorelle, dalle amiche delle sorelle. Insomma, c'era una mamma particolarmente rigida e un papà invece molto, molto particolare, molto ottimista, pieno di fiducia nei confronti di questi figli che però ne combinavano di tutti i colori, c'è da dire, non erano per niente bambini tranquilli, se... già il fatto che fossero molti non aiutava. C'è una famiglia ricca e una famiglia povera, la premessa è che naturalmente la mamma che appartiene a una famiglia ricca, con una certa anche preparazione dal punto di vista intellettuale, scolastico, si innamora, non si capisce neanche se troppo, si innamora sicuramente, il papà è innamorato, la mamma ha un carattere un po' più particolare. Dell'appunto papà di questo ragazzo che si chiama Matteo e naturalmente il papà è invece Nicola, pietra nera, la mamma si chiama Lidia, si innamorano e nascono tutti questi figli quasi insomma con pochissimi anni di differenza l'uno dall'altro, quindi prima Emma, poi Beatrice, Matteo che è il protagonista, Augusto e Silvia, e vengono più o meno sempre tutti quanti sono più o meno sempre presenti all'interno poi del racconto, soprattutto nella parte dell'adolescenza. Ci sono anche questi Schwarzwald, che però a un certo punto spariscono. Fanno parte solamente dell'inizio della vita della formazione di questi ragazzi, con i quali condividono praticamente tutta l'adolescenza. Ma diciamo che per forza raccontando un periodo così vasto, poi alla fine, insomma, la seconda parte del romanzo possiamo dire, anche se come hai visto ci sono sempre, si va avanti, si torna indietro un po' per tutto il romanzo. Poi c'era bisogno di focalizzarsi più su di lui e le sue esperienze, quindi lui a poco si distacca dalla famiglia, dal tessuto parentale, anche dagli amici d'infanzia, se vogliamo, tutto sommato, perché prende una sua strada che poi lo porta ad altre esperienze, quindi sì, insomma, vengono un po' abbandonati. La famiglia stessa, però comunque con la famiglia, il nucleo familiare più ristretto, civili, e quindi invece rimane sempre presente, ovviamente, però appunto si allontana un po' anche da questi amici del mare. Diciamo che all'epoca le famiglie numerose non erano così insolite, tutto sommato, anche se non è che stiamo parlando di chissà quanto tempo fa. Insomma, io volevo anche raccontare un po' quegli anni 60 e 70, che sono stati comunque degli anni di grande fermento e di grande cambiamento, però mi piaceva farlo con uno sguardo anche così un po' leggero, un po' divertito, insomma, che è quello di un ragazzo, di un ragazzino, quindi lui si troverà a fare tante esperienze anche molto pericolose a volte, cioè spesso questi anni vengono anche raccontati in modo cupo e drammatico, perché sono gli anni anche del terrorismo, delle droghe, eccetera, però ecco, magari chi li ha vissuti lo ha fatto anche con una leggerezza ed un entusiasmo, proprio per questi valori nuovi che si stavano affermando, cioè voglio dire, no? La parità con le donne, certi valori sociali, certe conquiste, insomma ci stanno appunto dei cambiamenti anche positivi, e mi piaceva appunto raccontare tutto questo anche con una certa leggerezza e una chiave, insomma, divertita, Qual ecco, in è qualche stato modo. il punto in cui ha avuto più difficoltà? O il Beh, personaggio che con più difficoltà sei riuscito a descrivere? O volevi descrivere meglio? la Pensi, insomma. difficoltà più grossa è stata nel gestire il romanzo corale, cioè quello che ti dicevo, Sì, cioè riuscire ecco. a gestire, non rinunciare a una quantità di personaggi che secondo me era interessante comunque raccontare,
però ecco, renderli parte armoniosa del racconto in qualche modo, cioè parte integrante. Questo sì, questa è stata la cosa per me più difficile. Complicata. C'è anche ci sono poi riflessioni molto interessanti, perché insomma è un libro dotto, ha tante citazioni, fa riferimento a moltissimi autori. Il protagonista andrà prima dalle suore, quindi ci sarà tutta un approfondimento su quella che è la religione, su il senso della religione e anche il senso del peccato. Insomma, se ne parla molto in maniera non pesante, nel senso è uno degli argomenti che viene affrontato ed è molto interessante. Non è l'unico tema, perché poi dopo loro saranno, lui Matteo andrà al Mamiani e come naturalmente liceo classico, uno dei più noti nella capitale, tratterà e si incontrerà con delle tematiche importanti, quale la politica in generale, l'incontro con i collettivi comunisti, con le BR. Insomma, ha scelto anche naturalmente il sesso, naturalmente la droga, ha scelto temi anche molto, molto importanti, no? Sì. Beh sì, perché comunque cioè, parliamo della vita, cioè la vita è fatta di tutto questo, e in quegli anni, cioè, ma non è che oggi ce ne siano meno, però cioè, confrontarsi con sincerità, con accostarsi alla vita di un adolescente vuol dire fare i conti, scoperchiare e vedere tutto questo, insomma, perché poi le vite degli adolescenti sembrano come vanno su dei binari paralleli a quelli della realtà, e sembra tutto quanto regolare, ma se tu poi poco a poco ti accosti e guardi che succede, ne succedono di tutti i colori, anche sotto gli occhi degli adulti che invece non se ne accorgono, quindi c'era però un senso diverso, no? Una percezione diversa del pericolo, come tu racconti nel romanzo. Forse la cosa che più mi ha insomma fatto effetto è proprio che poi era un po' quella anche della mia d'infanzia, insomma, nel senso che negli anni 80 almeno 80-90 non c'era questa percezione del pericolo come ce l'abbiamo adesso con i social. C'erano insomma situazioni che anche tu hai descritto particolari, soprattutto Matteo insomma ne vive più di una, da quelli che lo vogliono rapinare perché gli danno un passaggio, dal prete che tenta un approccio insomma non proprio adatto nei confronti di un ragazzino, però viene tutto affrontato come effettivamente poi veniva affrontato anche dai genitori, e come veniva affrontato in quegli anni, e cioè con il giusto peso. C'è un secondo te? Sì, sono d'accordo. D'accordo. Cioè, secondo te, questo l'ho visto sia nel capitolo che parla della teoria delle botte, per dirne uno, che quello nel senso del pericolo. Cioè, c'era, no? Sì. Però veniva trattato in maniera diversa, secondo te? Ma certo, cioè, all'allarmismo. Mamma mia, questo sicuramente, sì. Ma diciamo che la cosa interessante poi di questa famiglia, ma che rispecchia molto anche la società dell'epoca, secondo me, secondo la mia esperienza, è che i genitori non erano così concentrati sui figli, un po' perché ce ne avevano tanti, un po' perché avevano una vita loro e quindi i figli ne erano sicuramente parte, ma non è che potevano esaurirla, insomma. Erano molto meno concentrati. E soprattutto erano anche, nonostante ci stava questo senso di colpa di cui tu parli legato alla religione, molti di questi genitori di sensi di colpa ne avevano in realtà molto pochi, nel senso che la stessa mamma del protagonista, la stessa Livia, era una che insomma non aveva tutto questo. Lui lo ripete molto, no? Mentre racconta la sua storia sin dall'infanzia, era molto difficile che mia mamma mi facesse un gesto d'affetto, era più papà, mamma era molto distaccata nei nostri confronti. Sì,
Sì, questo è sempre un gioco dei contrasti in questa famiglia, dove c'è lei che viene da una certa famiglia benestante, però molto severa, molto rigida, così, e poi c'è la famiglia invece povera, diciamo, quella dove c'è il nonno muratore, insomma, sì, che hanno avuto un sacco di problemi, e dove sono però invece più caldi, più affettuosi, più giocosi, più scherzosi, c'è questo padre scherzoso. Sì, ovviamente diciamo che forse è più lei che rispecchia un po' come andavano le cose un tempo, perché tendenzialmente si era meno affettuosi in generale, però insomma poi qui c'è sempre un aspetto individuale, tutto quanto dipende un po' dalla famiglia, è un po' relativo. Però ecco, riagganciandomi a quello che dicevi prima, Chiara, che insomma non erano così, tutto sommato alla fine non riuscivano ad essere tanto opprimenti sulle vite dei figli, erano forse un po' meno controllati, e quindi anche sbagliando, perché poi lui fa delle cose che ci pensi terribili, sfiora sempre dei pericoli anche estremi, insomma, però poi riesce a portare avanti una sua esperienza e a cavarsela in modo anche autonomo, insomma. Sì, si appunto. Sente molto responsabile della, esatto, sua cosa. Anche quello ti fa riflettere, no? Perché forse proprio un atteggiamento del genere da parte dei genitori portava però questi ragazzini ad essere molto più responsabili in realtà di quanto magari non lo siano oggi, dove c'è molto più controllo. Lui per esempio racconta anche delle esperienze di quegli anni, come riportandole a delle età che oggi sono completamente diverse, cioè quello che loro facevano a 13, 12, 13 anni magari adesso si fa più avanti negli anni, perché sì, naturalmente era così che funzionava, c'era cioè un approccio alla vita completamente diverso. Senz'altro la figura del padre è una figura molto interessante, intanto perché è una figura che ha avuto un riscatto soprattutto sociale ed economico, che magari oggigiorno è più difficile da avere. Sì. Molto difficile, sì, è ovvio che vi stiamo parlando degli anni del boom economico, dove e comunque insomma lui sembra faccia dei miracoli, li fa, per carità, però insomma tanti italiani hanno fatto cose analoghe in quel periodo, mentre oggi sinceramente è molto, molto più difficile. Però ecco, questa figura sicuramente si afferma in modo brillante, viene dalla miseria, riesce a riscattarsi, diventa una persona no, crede nei valori positivi, e quindi insomma sicuramente spicca in questa famiglia, diventa la figura di riferimento insomma anche per gli altri, insomma. Anche lui era abbastanza assente, poi alla fine chi stava, esatto, sempre lì era la mamma. Esatto, esatto. Infatti, in realtà poi insomma no, non si può, cioè questo è carino perché poi viene adorato, ma poi non c'è mai, c'è sempre lei alla fine. Esatto, c'è sempre lei, che poi alla fine quando la chiamano per i 2000 disastri che fanno, mi viene a raccattare qua, mi viene a raccattare lì, sempre mamma ci va. Sì. O al pronto soccorso. Sì, infatti il feedback che ho dalle persone che lo leggono, che insomma ancora non sono molte perché è uscito da poco, però la simpatia va molto alla mamma. A Lidia va. Cioè, che alla fine c'è, sì, è più burbera che altro. Sì. Esatto, piace, ma anche per questo piace, no? Perché è anche un personaggio, se vogliamo, duro, ambiguo, ha un sacco di botte a questi figli, però è comunque interessante, insomma, piace molto la mamma. La mamma, sì, la mamma che viene poi, piace perché comunque crea subito empatia per aver fatto una scelta completamente diversa
da quella che avrebbero fatto le altre ragazze al suo posto. Lei era una ribelle, perché poi nella prima parte si parla della mamma e della sua famiglia. Lei rispetto alle altre della famiglia era quella più scapestrata, ribelle, con una testa molto avanti rispetto a, alla sua età, che decide di se consapevolmente o meno, questo non si capisce mai, ma poi alla fine immagino di sì, visto che rimane con questo marito per tutta la vita, di appunto mettersi con un ragazzo di un'estrazione completamente diversa dalla sua, vuoi perché magari ha lo spirito ribelle già di suo, vuoi perché insomma effettivamente forse andava oltre quelle che erano le etichette, quindi già da lì è un personaggio che per forza è simpatico, Livia, cioè non può starti antipatico, nel senso è una che è tosta, è una che insomma si capisce che ha carattere, e quindi è molto molto interessante come figura. Il libro, abbiamo detto... Sì. Infatti, come dicevi, forse lei alla fine, comunque, essendo proprio come l'hai appena descritto, non ci mette lì a fare la mamma, brava, per bene, cioè non può, insomma, ecco, diciamo, non è nel suo carattere, rimane questa sua, questa sua indole ribelle. Comunque, non continuo a farti altre domande, perché insomma non possiamo neanche spoilerare troppo, però ti voglio chiedere un paio di informazioni che sono importanti anche per chi ci sta ascoltando. La prima è: dove si può trovare questo libro? E allora, perché tu ci hai detto che online... Sì, questo libro si trova in tutti gli store online, quindi su Amazon e anche su tutte le altre librerie online. Diciamo che su Amazon è l'unica dove si trova anche l'edizione di carta, il cartaceo, oppure si trova anche in 3 librerie, ma purtroppo soltanto a Roma, che sono Fahrenheit, i Trabecchisti e la Cobb, la libreria Cobb. E poi adesso sto cercando di allargare anche ad altre, ma insomma per il momento è in queste 3 librerie. Perfetto. Ci sono delle presentazioni che hai già fatto e altre che ne farai? Non le ho ancora fatte, però le farò. Una è prevista proprio alla COB, ma non ti so ancora dire la data, perché insomma ancora sono poche settimane che è uscito, e quindi prima un po' mi vorrei occupare delle vendite anche in generale, e poi insomma faremo anche delle presentazioni, e appunto pensavo alla COB di sicuro, però ancora non abbiamo una data. Ok, in caso comunque, per chi fosse interessato e per avere informazioni su questo, basta andare su Cronache Letterarie oppure sulla tua pagina di Facebook. Esatto, sì, su Cronache Letterarie ci sono anche, si può trovare dove si compra, ci sono i link alle librerie, e viene ricordato quali sono quelle le librerie reali in cui si può acquistare, insomma, e ci sono tutte le informazioni. E si può trovare tutto quanto. Bene, allora io naturalmente a me non resta che consigliare questo libro, anche se devo dire, non lo diciamo tutto in finale, io non me l'aspettavo così. te lo dico a te, perché intanto dico la mia impressione senza dire com'è il finale, ma pensavo proprio che no, infatti andavo avanti più che altro perché volevo proprio capire come andava a finire, che non riuscivo a trovare la quadratura del cerchio. Però sono curiosa, in privato me lo devi dire. sì, non, poi in privato te lo dico, però no, al finale proprio no, assolutamente, quindi non so se è un bene o se è un male, nel senso se è l'effetto che tu volevi provocare nel lettore oppure no, però no, non me lo sono proprio assolutamente immaginato come poi è andato, ecco. No, mi aspettavo un altro epilogo in realtà. Comunque fino alla fine non sapevo neanche io quale epilogo aspettarmi, solamente continuando a leggere, che mi era venuta un'idea di come poteva terminare questa storia, e invece poi è finita. La voglio assolutamente sapere. Ma è un libro che finisce qui o che proseguirà? Avrà una storia che è finita, conclusa, l'hai salutati, come si dice in gergo? Guarda, sì, l'ho salutato. No, c'è un altro libro che sto
insomma, c'è già un altro progetto, ma è completamente diverso. Quindi non sarà un seguito di questa storia, ecco, questa finisce qui. No. Era un'altra curiosità che avevo, basta, non dico più niente. Veramente, allora, grazie veramente di cuore a Tiziana Zita per essere stata con noi. Abbiamo detto dove si può trovare il libro, Costruttori di Ponti, appunto, è il titolo. Vogliamo dire però perché si chiama così? Cioè, chi sono i costruttori di ponti? Non l'ho fatto dire, chiaramente. Allora, allora non lo diciamo. Va bene, allora, non posso dire di più. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie a te, Chiara, grazie mille. E allora, buon lavoro a voi. grazie a te. Tiziana Zita è stata con noi, il suo libro è Costruttori di Ponti, editore, è una edizione indipendente e potete trovarla su tutti quanti le librerie online, Amazon e quant'altro.